Ma buon salve a tutti! Oggi siamo ritornati con altre pup del collegio perché, boh, ne sono usciti adesso un bel po' e ho detto, ma perché no? Perché non farci un altro video? Se vi siete persi la prima parte, andatelo a vedere perché ci sono altre pup fantastiche. Ma che cosa sta succedendo? Non riuscite a vedere il video nel vostro paese, nella vostra nazione? Ho la soluzione per voi, NordVPN. Cos'è NordVPN? NordVPN è una rete virtuale, privata, che vi consente di, tramite la geolocalizzazione, di vedere contenuti di altri stati. In che senso? Voi siete situati in Italia, ma volete vedere contenuti dell'America? Grazie a NordVPN si può, perché potrete geolocalizzarvi in America con un semplice click. Inoltre potrete anche, diciamo, proteggervi da hacker, perché rende privato il vostro IP, non potrà essere attaccato da nessun hacker. Potete vedere, diciamo, contenuti che nel vostro paese non sono disponibili, come per esempio contenuti Netflix di tutte le piattaforme. Che aspettate? Perché non utilizzare NordVPN, che è la VPN numero uno al mondo? E se utilizzate il mio link potrete avere risparmio Black Friday del 68%. Approfittatene, approfittatene, perché ogni giorno ci sono sconti diversi, mi raccomando. Bene, detto ciò, possiamo continuare con il nostro video. Oh, finalmente abbiamo risolto il problema del video non disponibile per quanto riguarda le pup del collegio. Vabbè, iniziamo col primo. Il collegio ritorna all'attacco. Finalmente si stanno aprendo i cazzi del... Ecco, iniziamo bene. Mille ragazzi del cazzo. Finalmente ragazzi di sperma del collegio. Ma che cazzo? Il cazzo. Eccolo, il cazzo di preside. Il vostro posto. Adesso, forza! 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 Ma che cazzo? Eccola. Signorina, signori, signorina, signori, buongiorno. Buongiorno. Grazie, arrivederci. Veloce e conciso. Ma che cazzo? Signorina. È creepy. Vedo già sorridendo. Certo. La diverte? No, non sono divertita. Stia un po' zitta. Stavo dicendo che vogliamo togliervi la fica. Come scusi? Come scusi, presidente? Vedremo. Qui, in collegio, non si studia, si fanno rivolte. Si mangia. Si fanno rivolte. Tutto il contrario. Non si mangia, si mangiano alcune mele marce. E poi da capo si fanno rivolte. Marce. Si va a letto. E si va a culo. Ah, vabbè, quello è classico. Vedevi la testa. Grazie, arrivederci. Vorrei sapere chi di voi ha fischiato. E beh, chi potrebbe essere? Vedo che siete tutti coraggiosi. Vedo che siete tutti coraggiosi. Anch'io ho fischiato. Ah, bene. Siete entrambe espulse da questo collegio. Fuori! La madre espulsa. Ora, qui, ora, qui, ora. Siete solamente dei colini collegiali. No, no, non si dice. Vi mettiamo a letto. La sera, all'alba. Ah, 24 ore svegli. Tipo, mi dica. 3:30. Intanto, se me lo dice già con questo atteggiamento, gliel'hanno insegnato a stare composta? Ma il deodorante se lo usa? Niente profumi. Voglio puzzare come una capra. Mi sto annoiando. No, vabbè, c'ho dei flashback. Prima di salire, dobbiamo assegnare la stanza. Ma il deodorante se lo usa? Come ha detto, scusi. Niente profumi. Basta. Maronna, mi ha stordito un orecchio. Sono diventato sordo. Giuro, sono diventato sordo dopo questo. Il collegio 6 parte malissimo. Un titolo, una garanzia. Vediamo perché parte malissimo. Mi siete sentito? Dai. Giusta. Te, cazzo. Buonasera, sono Giancarlo Magalli. Non me ne frego un cazzo. Vai, stavo dietro le quinte di Non Stop. Un programma innovativo. Sono così contento di portarmi negli anni 70. Risultato, non me ne frega un cazzo. Ma c'era Thanos. C'era Thanos. Ma no! È tutto pronto finalmente. Il collegio sta per aprire le sue palle. Ah! Le palle! Vengo.
Porco di che schifo. Sono pazzo e non voglio guarire. Ah, buon per te. Adoro molto i cazzi. Ma che? Mi devo un po' Dove sta casino, ci sta Gaia, ragazzi. Io sono una persona tosta, se voglio una... Adoro ste poop. Io a scuola non la faccio più. Io sono stata bocciata due volte. Applausi. Mia, tutte le porte sono rotte a causa mia. Quando mi arrabbio spacco tutto. Tu sei pazza! Bene, meno male che l'avete capito. Ma partiva Splash. No, coglione. Beh, fin qui l'abbiamo capito. La diverte? No, non sono divertita, sono entusiasta. Mi scusi se sembrava una mancanza. Stia un po' zitta. Testa di cazzo. Iscriviti a Sostrapato. No, no, non si fa pubblicità. Vedremo. Ho 16 anni. Sono convinta. Bene, sei convinta tu di aver 16 anni. Ma come, suca? In collegio si studia, si mangia, si va a letto. E poi da capo si studia, si mangia e si va a letto. E poi da capo si studia, si mangia e si va a letto. E poi da capo si studia, si mangia e si va a letto. Il giorno della marmotta! Si mangia e si va a letto. Per curiosità, l'uccisione di Cesare. Ma che sta succedendo? Più o meno. Sono abbastanza vivace. Oddio. Genco Beatrice. Qui però vedo Genco Beatrice. Ce lo spiega? Un secondo nome. Praticamente. Ma è diventato il baffo. Ti ascolto. Hard. Ah, quell'hard. Manson. Ma che cazzo? Veramente mi manda in trip il cervello. No, vabbè, questo è top. Io perché non mi ha avvertito nessuno? Questo è top. Papone, ho paura. Chiamate il 9, il 911. No. Oh, oh. Cosa sta succedendo? È corto, ma no, raga, è cortissimo, no. Volevi? Non è giusto. Rebecca è troppo agitata per poter ragionare in modo lucido. Un po' più di carne farebbe me. Durante... Oddio. Signori collegiali, sono venuto. No, non in quel senso, non in quel senso. Apprezzo molto il coraggio di Elisa. Fra i maschi, il migliore è stato il signor Casadei. Ah, dal peggiore al migliore. Questo è allora un mondo parallelo a quanto pare. Ma andiamo avanti, andiamo avanti. Il preside finisce in galera per colpa del collegio 6. Chissà come mai. Finalmente si stanno aprendo i ragazzi. Ah, i ragazzi si aprono, mo. Oddio, con lo sguardo. Porco due. Signorina, ho parlato con i vostri genitori che hanno accettato che vogliamo togliervi la testa. Certo. La parola testa a me non è mai piaciuta. Qui, in collegio, non si studia, non si mangia. Ok, ok. Il terrorismo mina. In collegio? Ora, signorine, si fa sesso. No, no. Signorine, signori. Signori, attenzione! Potete venire qua? Grazie, velocemente. Allora, un attimo di attenzione perché poi non si ripete. Qui, ora, non siete più figli. Ok. Siete solamente ani. Siete ani. Signori collegiali. Vabbè. Sono venuto oggi pomeriggio con il professor Curioni. No, no. Eh? I signori sorveglianti hanno fatto un sesso nelle... Vabbè. Basta. È successa una cosa molto più grave. E sarebbe? Ci avete fatto sesso. Ok. Cale dei signori sorveglianti. E quindi? Non è finita qui. Perché la signora sorvegliante mi ha detto che è sparito. Cosa, signora sorvegliante?
Signor Preside, mancano i maroni. Allora. Ah, di chi? Maroni di chi? Il signor sorvegliante nel mio ufficio. Come detto in classe, la cosa che avete fatto è di grande gravità. Quindi, cominciamo con una operazione che è la seguente. Come detto in classe, io vedrò nelle mutande e poi deciderò, vedete? È chiaro a tutti? Ma perché, signor Preside, perché deve fare ste cose? Io mi dissocio dal signor Preside, qualunque cosa lui faccia, alzo le mani. Vabbè, che dire, anche queste poop sono finite qua. Spero che il video vi sia piaciuto in qualche modo. Ovviamente lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, seguitemi su tutti i social possibili ed immaginabili e noi ci vediamo alla prossima. Chissà con che cosa.